Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca giudiziaria che ci riporta all'inchiesta che riguarda i presunti appalti truccati per i servizi extra ospedalieri psichiatrici nell'ASL di Pescara. Ieri c'è stato l'interrogatorio di Luigia Dolce, nel quale la donna che era tra le responsabili della cooperativa La Rondine, al centro di questa indagine, avrebbe spiegato ai PM della Procura di Pescara i rapporti tra Sabatino Trotta, ex primario della psichiatria di Pescara, e la politica, sia regionale che nazionale. Intanto il direttore generale dell'ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi, ha annullato la gara da 11 milioni di euro oggetto dell'indagine, la quale però era stata difesa dall'ASL in un primo momento. Allora facciamo il punto con Giuseppe Dintino. La politica al centro dell'inchiesta sugli appalti truccati della ASL di Pescara. Luigia Dolce, ex coordinatrice della cooperativa La Rondine di Lanciano, ieri avrebbe detto ai PM Benigni e Sciarretta che l'appalto serviva proprio a portare soldi a Fratelli d'Italia. La Dolce sarebbe stata sostanzialmente il corriere delle tangenti tra Domenico Mattucci, ex presidente della cooperativa, e Sabatino Trotta, ex direttore del Dipartimento di Salute Psichiatrica della ASL. Denaro consegnato in due tranche, una prima dell'appalto e una dopo l'aggiudicazione. Ma i soldi non erano per Trotta, avrebbe detto la Dolce in procura, servivano a crearsi un bacino elettorale. L'estate scorsa, infatti, Trotta si sarebbe recato a Roma, accompagnato dalla stessa Dolce, con una busta destinata a qualche esponente nazionale di Fratelli d'Italia, partito con cui il dirigente sanitario si era candidato alle scorse elezioni regionali, risultando il primo dei non eletti. Trotta però, secondo la Dolce, avrebbe preferito incontrare da solo colui che forse è un funzionario di un ministero, mentre la donna sarebbe rimasta a passeggiare per la capitale. Insomma, Trotta avrebbe tramato una scalata all'interno del partito, scalata possibile grazie alle disponibilità economiche della cooperativa da circa 700 dipendenti e 10.000 assistiti. Vi è poi il filone dell'inchiesta riguardo la corruzione nell'azienda sanitaria. Il direttore generale Vincenzo Ciamponi, anche lui nel registro degli indagati dopo la confessione di Mattucci, avrebbe ricevuto da quest'ultimo e tramite Trotta un'automobile che poi è risultata essere stata pagata con un assegno firmato da Ciamponi. Ciamponi intanto negli ultimi 4 giorni ha ribaltato la sua posizione. L'azienda sanitaria rimase in rigoroso silenzio quando ad inizio mese furono arrestati Trotta e Mattucci, silenzio che fu spezzato quando Mattucci, la scorsa settimana, avrebbe nominato il direttore generale davanti ai PM. A quel punto Ciamponi diramò un comunicato in cui si dichiarò categoricamente estraneo ai fatti, precisando a proposito dell'appalto che il provvedimento di aggiudicazione e l'eccessivo contratto sono stati sottoscritti a seguito di approfondita e rigorosa istruttoria ad opera dei competenti uffici amministrativi dell'ASL, con la consulenza di un legale esterno esperto nella materia. Insomma, l'appalto è legittimo, aveva detto Ciamponi, benché il nuovo presidente della cooperativa avesse già richiesto l'annullamento. L'altro ieri, invece, 4 giorni dopo il primo comunicato, Ciamponi ha firmato una delibera con cui annulla il contratto da 11 milioni di euro. Grave illecito professionale, si legge tra le motivazioni dell'annullamento di una gara che fin dall'inizio, è scritto nella delibera, perseguiva interessi privati e non pubblici. E 2 giorni fa, quindi, che la ASL ci si sarebbe accorti che qualcosa non andava, benché la procura avrebbe segnalato prima della firma del contratto che 2 persone del consorzio SGS, di cui la Rondine fa parte, fossero già indagate per reati analoghi. Al momento il maggior ostacolo per gli inquirenti è il non poter conoscere la versione di Trotta, morto suicida in carcere a Vasto il giorno stesso del suo arresto. A parlare per il medico defunto ora potrebbe essere il suo smartphone, sul quale è in corso la perizia informatica. Adesso la cronaca: Pescara rapina l'ufficio postale di Viale della Pineta, dove, secondo una prima ricostruzione, 2 persone a volto travisato da caschi motociclistici sono entrate portando via del denaro. La cifra sarebbe però molto bassa, qualche centinaio di euro. I 2 sono arrivati davanti alla filiale su uno scooter, uno è rimasto all'esterno, l'altro è entrato minacciando
con una pistola personale e clienti per poi farsi consegnare il denaro. In seguito c'è stata la fuga. Non ci sono stati feriti, ma per precauzione è intervenuta anche una ambulanza del 118 sul posto. Per i rilievi del caso, gli agenti della squadra volante e della scientifica, ascoltate anche alcune persone per le testimonianze. L'ultima rapina commessa a Pescara in un ufficio postale risale al 27 di novembre del 2020, era in via Monte Faito. Adesso il Covid, l'ASL di Pescara ha dato l'ASL di Teramo ha dato il via alla vaccinazione anti-Covid a domicilio, saranno vaccinati a casa tutti i pazienti allettati e i 2.088 disabili della provincia. Il servizio è assicurato da quattro squadre dell'ADI, l'assistenza domiciliare integrata, e dalla protezione civile. Ad oggi sono stati somministrati già 2.400 vaccini. Tania Bonnici Castelli. La campagna vaccinale di massa contro il Covid-19 dell'ASL di Teramo, iniziata a gennaio del 2021, corre velocemente. Dopo i sanitari, i docenti, gli operatori scolastici, i fragili e gli over 80, 70 e 60, è iniziata la vaccinazione a domicilio di pazienti e disabili allettati. Per loro l'azienda sanitaria teramana ha messo in campo quattro squadre dedicate dell'ADI, l'assistenza domiciliare integrata, che in collaborazione con la protezione civile raggiungeranno nei prossimi giorni gli allettati e i 2.088 disabili dell'intera provincia. Ad oggi sono stati somministrati a domicilio già 2.400 vaccini. Responsabile organizzativo per l'ASL di Teramo, il dottor Tommaso Ceci. Come avviene la vaccinazione a casa? La vaccinazione a casa avviene con uno screening iniziale di incrocio di pazienti per creare delle liste di 10 utenti e 10 pazienti al giorno per ogni gruppo di lavoro. Una volta selezionati vengono avvertiti il giorno precedente che il giorno dopo saremo andati a casa a fare la vaccinazione. La vaccinazione avviene a casa del paziente con tutte le modalità di sicurezza, quindi c'è il medico, c'è l'infermiere, ci sono farmaci essenziali, e comunque viene anche fatta la registrazione sulla piattaforma con la stampa del certificato vaccinale avvenuto in quel momento. Quindi voi siete una squadra, arrivate con una macchina, con un'ambulanza? Noi arriviamo con la macchina e abbiamo anche l'ambulanza in zona per eventuali situazioni di emergenza. E così anche l'ADI si è trasformata in uno strumento prezioso per raggiungere tutti in questa campagna di vaccinazione di massa anti-Covid dell'ASL di Teramo. Ricordiamo che l'ADI è un servizio gratuito rivolto a persone in situazioni di fragilità, senza limitazioni di età o di reddito. Torniamo a Pescara sul futuro dei 110 operatori sociosanitari in servizio da un anno nel nosocomio del capoluogo adriatico e che rischiano di non essere riconfermati dopo le polemiche degli ultimi giorni. Arrivano i chiarimenti da parte della CGIL. Li ascoltiamo con Paolo Renzetti. Si parla tanto in questi giorni del futuro di circa 120 operatori sociosanitari che hanno lavorato per un anno all'ospedale di Pescara e anche al Covid Hospital, contratti in scadenza il 30 aprile. Ora cosa accadrà? Perché ci sono state anche delle polemiche proprio nelle ultime ore. Well, purtroppo quello che accadrà è molto semplice: se questi lavoratori non hanno, come dice, partecipato alla selezione e non si sono, diciamo, classificati tra le posizioni che saranno assorbite dalla ASL, perderanno il posto di lavoro. Avevamo già all'inizio di questa pandemia, a fronte dei decreti che autorizzavano le ASL ad assumere personale per l'emergenza e che prevedevano la possibilità di assumere personale con contratti a termine direttamente dalla ASL o anche attraverso altre forme di lavoro, tra cui le agenzie di somministrazione di lavoro come la Manpower, avevamo detto alla ASL utilizzate i contratti a termine perché avrebbero creato un percorso anche, diciamo, di stabilizzazione possibile, stabilizzazione per questi lavoratori. E per essere stabilizzati bisognerebbe avere lavorato almeno 3 anni negli ultimi 8 anni nella pubblica amministrazione, quindi non è così poi semplice, non basta lavorare un anno per essere stabilizzati. Partendo dal fatto che per entrare nella pubblica amministrazione è stabilito dalla legge e dalla Costituzione, bisogna fare un concorso pubblico che possa essere un concorso per titoli d'esami, per prove o per solamente titoli.
In questa vicenda cosa è successo? Nella gestione della pandemia la ASL ha utilizzato la manpower. Oggi scadono, nel frattempo è stato pubblicato un mando, un avviso pubblico al quale è stato considerato, contrariamente a quello che ho sentito, ho letto dai giornali, anche il lavoro fatto da questi operatori, perché nell'avviso pubblico c'era considerata l'anzianità di lavoro una pubblica amministrazione anche per cooperative, per agenzie interinali e quindi anche per loro. Evidentemente a questo bando, nonostante qualcuno ci voglia convincere che nel pubblico impiego il posto fisso non ci chiede più nessuno, hanno partecipato moltissimi lavoratori che magari per effetto dei titoli posseduti e l'anzianità hanno superato, ahimè, questi lavoratori. Restiamo a Pescara, numeri positivi e in calo nella città, dunque c'è un cauto ottimismo per le prossime settimane, come spiega anche il sindaco Carlo Masci, che condivide la possibilità di rivalutare nei prossimi giorni il coprifuoco, adesso fissato alle ore 22. Abbiamo una situazione molto tranquilla, nel senso che i contagi sono assolutamente bassi, perché noi siamo da tre settimane oramai la città che ha l'indice di contagi più basso d'Italia. I vaccini proseguono, perché abbiamo fatto già oltre 52.000 vaccinazioni, dosi somministrate. Si riparte con le attività e questo è molto importante per fare in modo che la città possa tornare a vivere. Mi sembra che le persone si comportino correttamente, quindi l'uso delle mascherine, il distanziamento, la pulizia. Sicuramente potremo vivere una stagione estiva come quella dell'anno scorso, dove abbiamo avuto numeri importanti. Pescara è stata una città molto frequentata. Questione coprifuoco, attualmente si resta alle 22, secondo lei sindaco nei prossimi giorni, nelle prossime settimane potrebbe essere ricalibrata la situazione in funzione dei dati a disposizione? Io penso che debba essere ricalibrata la situazione, perché le 22 è un orario ibrido, nel senso che c'è la possibilità di cenare, ma c'è la possibilità di cenare velocemente. Non c'è la possibilità casomai di fare un secondo turno. Se si arrivasse alle 23 certamente sarebbe meglio, non credo che cambierebbero molto le cose in termini di rischio di contagio, però le riflessioni bisogna farle a 360 gradi e credo che chi sta oggi valutando queste cose abbia più numeri e più conoscenze rispetto a quelle che abbiamo noi sul territorio. Adesso andiamo a Chieti, dove il Pala Santa Filomena diventa centro federale della Nazionale Italiana di Handball. Questa mattina c'è stata la conferenza stampa di presentazione del progetto, che è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale. Vediamo. La tradizione della pallamano porta un grande risultato per Chieti. Sì, è un qualcosa di importante, il Centro Tecnico Federale al Pala Santa Filomena, che come molti sapranno è diventata la casa della pallamano. Abbiamo fortemente voluto concludere da prima l'affidamento alla Federazione Italiana Pallamano della struttura del Pala Santa Filomena. Oggi presentiamo insieme al Presidente Federale Loria questa iniziativa che si chiama Campus Italia, che non soltanto prevederà tutta una serie di iniziative sull'impianto per quello che riguarda la disciplina della pallamano, poi c'è anche la partita Italia-Bielorussia con diretta su Sky Sport 1 ed è anche il preludio a quelli che poi saranno gli europei di pallamano femminile, che si terranno proprio presso il palazzetto dello sport di Santa Filomena. Chiaramente come amministrazione siamo orgogliosi e questo conferma la bontà di questa sinergia che stiamo portando avanti con la Federazione Nazionale di Pallamano. Sugli impianti sportivi stiamo veramente mettendo in campo dei virtuosismi che ci consentiranno, ecco, di efficientare l'impiantistica sportiva sia dal punto di vista dei servizi sia dal punto di vista delle gestioni quando queste sono indirette. Per quello che riguarda le gestioni dirette stiamo portando avanti e adempiendo a tutte quelle inadeguatezze cui purtroppo erano afflitti i nostri impianti sportivi per risolvere nel più breve tempo possibile, e ci stiamo riuscendo. Penso per esempio al Palatricalle, che oggi risponde perfettamente alle normative vigenti. Penso al lavoro che stiamo facendo sull'Angelini, sia quello che abbiamo fatto sul Manterboso per consentire la ripresa
del campionato di calcio e quindi dell'eccellenza con il Chieti, sia per quello che riguarderà anche poi l'agibilità della tribuna e la messa a norma della struttura. Cambiamo argomento, il Comune di Pescara ha presentato il progetto EcoSchools promosso dalla Fondazione FEE, Foundation for Environmental in Education, con l'obiettivo di sviluppare presso gli studenti l'apprendimento di modelli di comportamento attenti alla salvaguardia dell'ambiente. Vediamo. Pescara è il primo comune italiano ad attivare e finanziare l'adesione contestualmente di tutte le scuole della città di ogni ordine e grado a EcoSchools, il più grande programma globale di scuole sostenibili promosso dalla danese Foundation for Environmental in Education, con l'obiettivo di sviluppare l'apprendimento di modelli di comportamento attenti alla salvaguardia dell'ambiente, partendo dalle scuole per creare nuove generazioni di cittadini consapevoli alla tematica ambientale. L'adesione di tutte le scuole di Pescara ad EcoSchools nasce grazie alla collaborazione con la provincia di Pescara e l'ufficio scolastico provinciale attraverso la sottoscrizione del protocollo Rete EcoSchool del comune di Pescara. Coinvolge 11.662 alunni degli istituti comprensivi di Pescara e 5.300 alunni del liceo classico D'Annunzio, liceo scientifico Galilei, liceo scientifico Da Vinci, liceo Maior e Ipsar De Cecco. È un programma che inizia nella scuola, ma si estende e coinvolge l'intera comunità, che aiuta a crescere anche su certi temi culturalmente, il cambiamento anche di comportamenti e approccio alle tematiche della sostenibilità. Pescara ha avviato quella che è un progetto di rete di EcoSchool, quindi facendo sì che tutte le scuole del territorio facciano parte, dicevo, di questo programma lavorando in rete tra di loro, quindi è qualcosa sicuramente di avanti, di innovativo, che nel giro di anni, a medio e lungo termine, porterà a una crescita complessiva culturale di formazione di una futura cittadinanza su certi temi, e questo sicuramente in un percorso di sostenibilità che la città si è data ha un impatto sicuramente positivo e di forte cambiamento. Siamo così arrivati allo sport. Partiamo dalla Serie B e dunque parliamo del Pescara. Il pareggio con l'Entella ormai lascia speranze ridottissime al Delfino, che ora è atteso dalla trasferta di dopodomani a Cosenza. Per questa partita è stato designato Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Conterà solo vincere per giocarsi il tutto per tutto nelle restanti giornate. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Il pareggio contro l'Entella ha avvicinato il Pescara alla Serie C. Serviva la vittoria per la classifica e per dare un segnale che la squadra crede ancora nella salvezza. E invece contro una Entella già spacciata, il Delfino non solo ha mancato l'appuntamento a quei tre punti, ma ha deluso tanto come prestazione, specie nel primo tempo. Grassadoni aveva lanciato un monito molto chiaro prima del match. Alla squadra ne sono successe di tutti i colori nelle due settimane segnate dal focolaio Covid, ma ciò non doveva costituire un alibi, perché c'era la sola necessità di vincere. E allora, specie in queste situazioni, ciò che deve fare la differenza sono le motivazioni, in teoria molto più grandi quelle del Pescara, e l'atteggiamento, che ancora una volta e per l'ennesima volta è mancato. Difficile inseguire la salvezza se non si gioca con rabbia e sangue agli occhi, specie quando la partita non si è potuta preparare in maniera convenzionale. Se si guarda in faccia la realtà, solo l'aritmetica tiene in vita il Pescara. Per chi fa ancora professione di fede, o per chi, come il tecnico Grassadonia, per il ruolo che ricopre, deve crederci, sabato c'è davvero la partita del non ritorno al San Vito Marulla contro il Cosenza. Un solo risultato a disposizione, la vittoria, che classifica la mano, consentirebbe al Pescara di agganciare i Silani e scavalcarli per classifica avulsa, e nella peggiore delle ipotesi di restare in scia a quella reggiana che poi giocherà all'Adriatico Cornacchia martedì prossimo. Il Pescara quindi, per sperare, dovrà fare quello che non ha mai fatto finora in stagione: vincere due gare consecutivamente e poi sperare in un rallentamento.
rallentamento dell'Ascoli, uno scenario di difficile realizzabilità, un po' perché la squadra non sembra credere più all'obiettivo e non ha mostrato l'adeguato mordente, un po' perché la lista degli assenti sarà ancora lunga, con Bocchetti e Tabanelli da ricondizionare, per stare al termine usato da Grassadonia, le defezioni certe di Drudi, Balzano e Memusciai, i dubbi legati a Sorensen, Maestro e De Sena e i positivi al Covid. Nelle prossime ore si attendono novità per capire chi potrà tornare a disposizione. D'altro canto, il verdetto della eventuale retrocessione non arriverà comunque a Cosenza, perché anche nello scenario peggiore di sconfitta al San Vito Marulla e vittoria dell'Ascoli sull'Empoli, il Pescara andrebbe a meno 6 dai Silani e a meno 11 dal Picchio, e con 9 punti ancora a disposizione non ci sarebbe ancora l'aritmetica, che invece potrebbe arrivare con la Reggiana. In pratica la gara di Cosenza dirà se quella del 4 maggio sarà la gara della sopravvivenza o quella dell'amaro verdetto. Ed è notizia di poco fa, sono tornati negativi 3 dei 6 componenti il gruppo squadra del Pescara che erano positivi al Covid, questo dopo i test di conferma alla negatività. Nel pomeriggio gli stessi saranno valutati per un'eventuale convocazione per la gara fra Cosenza e Pescara. Adesso ci occupiamo di Serie C per parlare del Teramo. A pochi giorni dalla sfida contro la Viterbese, il centrocampista del Diavolo Carlo Ilari parla del vantaggio di giocare il primo match della post-season tra le mura amiche, anche se per il settimo posto tutto passa anche dalle sfide di Foggia e Palermo. Sentiamo nel servizio. Io ti dico il mio pensiero, per me siamo in linea con quelle che potevano essere le aspettative di inizio campionato. Sono un tipo ambizioso e quindi chiaramente mi sarebbe piaciuto fare molto di più, soprattutto visto e considerato l'inizio di campionato. Però diciamo che guardando anche le squadre che sono al di sopra di noi, ci sono squadre molto attrezzate, quindi è chiaro che non è stato facile pensare di superarle, però per me il campionato è in linea con quelle che erano le aspettative e comunque il pensiero che si poteva avere all'inizio, ecco. E come dicevi tu, prima di dare un giudizio, anche io mi auguro insomma di fare un bel playoff, e quello può influire tanto, perché comunque è come se iniziasse un altro campionato e quindi influirà anche quello nel giudizio complessivo dell'annata, ecco. Siamo solo alla fine del campionato e abbiamo un altro campionato davanti molto importante, e speriamo che sia lungo, ecco. Il mio augurio più grande è quello di poterci giocare la partita in casa, perché abbiamo visto anche l'anno scorso quanto sia importante, se non decisivo, perché l'anno scorso pareggiando 0-0 a Catanzaro siamo usciti, ed è chiaro che giocare la partita in casa è quasi come aver fatto già un gol, come partire già in vantaggio. E sarebbe una cosa veramente importante e che ci può veramente avvantaggiare. E poi per chi possa essere l'avversario, sono avversari con caratteristiche diverse, tutte squadre molto, molto importanti, quindi in base a quello che sarà la prepareremo, però penso che sia veramente importante fare i 3 punti e sperare che gli altri risultati siano favorevoli per poterci giocare le nostre carte in casa. A me piacerebbe giocare tutte le partite, quindi anche negli allenamenti mi sono sempre allenato bene, poi il mister fa le sue scelte, io sono a disposizione, quindi sono contento appunto di essere rientrato con il Bisceglie, che ci sia stata la vittoria. Poi c'è stata la squalifica, quindi uno stop forzato, e adesso sì, sono assolutamente concentrato su quella che è la partita di domenica in prospettiva dei playoff. A mio modo di vedere sì, ma è ovvio che cioè, se si andasse a giocare fuori casa bisognerà cercare di vincere fuori casa, non è che dico che possa essere totalmente decisiva, però chiaramente è un vantaggio che abbiamo visto l'anno scorso, ti può far giocare la partita con praticamente un gol di vantaggio, come se partissi già con questa possibilità. E poi una volta che vai a giocare fuori casa basta un episodio sfortunato, vai sotto e quindi diventa doppiamente difficile, perché comunque devi realizzare 2 gol.
Insomma, è un bel vantaggio. È chiaro che è difficile anche perché le altre partite non dipende da noi, non dipende solamente da noi adesso, però dobbiamo cercare di far di tutto affinché possa esserci questo vantaggio. Poi, se non dovesse essere, ci prepareremo per andare a giocare fuori casa e a vincere la partita. Adesso la Serie D, mezzo passo falso del Pineto che si fa imporre il pareggio dalla derelitta agnonese che non giocava da un mese. Tutto nel primo tempo, a Barbato ha risposto Minnozzi, il servizio dei colleghi di Telemolise. Dopo oltre un mese di stop riprende il cammino dell'Olimpia agnonese, la cui ultima apparizione risale al quarto pareggio stagionale ottenuto nel derby del Ditella lo scorso 21 marzo. Al Civitella si presenta il Pineto di Pomante, avversario scorbutico che sta risalendo gradualmente la classifica. Ricordiamo gara appartenente al programma dell'undicesima d'andata. Arbitra il signor Matina della sezione di Palermo. A dire la prima, sono gli abruzzesi Mininkleri non coglie i risultati del suo tiro. Dopo il regalo del terzino avversario Bartoli, Caputo riesce a bloccare. I Granata pungono alla prima vera occasione, Bartoli dalla destra, per Barbato, piattone destro di potenza e precisione, nulla da fare per Mercorelli, 1-0 per l'Olimpia agnonese che ne approfitta per tallonare gli ospiti, Amaia illumina Tankulic, non è una cattiva idea, peccato per l'esito dell'azione, buon momento per i locali che al 21esimo manovrano con Tankulic, Amaia fa capolino sul secondo palo, disimpegno ordinario per Mercorelli, non sta a guardare il Pineto che sul cambio di fronte con Minnozzi all'interno dei 16 metri fa tremare la traversa, Caputo battuto. Il pari è soltanto rimandato di un minuto, Mininkleri la carezza per Minnozzi, il cui destro clinico centra l'angolino per il gol dell'1-1. Alla mezz'ora agnonese il cross è per Amaia che interviene in maniera scomposta a giudizio del direttore di gara che fischia il fallo in attacco. Di nuovo minacciosi gli uomini di Pomante al 38esimo, corner dalla destra, Mininkleri, Salvatori non ci arriva per questione di centimetri. Con un gol per tempo le due squadre raggiungono l'intervallo, al lavoro in regia Antonio Di Perna, siamo all'ottavo della ripresa, Granata offensivi con il terzino da Costa e la sua diagonale, privo di un epilogo eccellente. Minuto seguente i padroni di casa non sfruttano efficacemente una ripartenza. Barbato vede ben assestato Sapone che non imprime forza e la consegna al portiere biancoceleste. 23esimo protesta l'Olimpia agnonese che chiede la massima punizione per un intervento ai danni di Tankulic. Matina fa cenno che si può proseguire. Trascorrono 3 minuti, calcio piazzato dalla tre quarti per l'agnonese. Se ne incarica da Costa, pallone alto sopra la traversa, cresce il team di mister Di Rosa, lancio di Nicolopoulos, Amaia, eccellente stop a seguire che gli comporta però l'allungamento del pallone, Mercorelli si oppone alla conclusione, il Pineto si riaffaccia dalle parti di Caputo intorno al 36esimo, calcio da fermo di Bugaro, sfera che non sembra subire deviazioni, Matina segna comunque il tiro dalla bandierina, non succede più nulla di rilevante fino al triplice fischio, un punto per parte, Olimpia agnonese domenica contro la Vastese alle Civitelle, il Pineto invece deve preparare l'assalto prima al Campobasso e poi al Notaresco rispettivamente. Prima e seconda della classe. Calcio a 5 ora dopo quella di Coppa, l'Acqua e Sapone Unigros subisce un'altra dolorosa rimonta, questa volta nel recupero di campionato contro Pesaro che spugna il Palarigopiano per 2-3. I marchigiani centrano il primo posto matematicamente, seconda piazza per la squadra di Scarpitti, il servizio di Sergio Zappalorto. Pesaro, 12 vittorie consecutive, primo posto con un eloquente più 6 su una smarrita Acqua e Sapone Unigros che bissa l'andamento di Coppa. Doppio vantaggio e poi la rimonta avversaria, 2-3, anche se stavolta con la complicità negativa dell'espulsione di Misael. Addio prima piazza con la quarta sconfitta interna, particolare curioso, nessun KO lontano dal Palarigopiano, con tradizione questa da interpretare. Rammarico per una squadra che pure ha segnato 136 reti, ma che in difesa ha subito troppo, anche stavolta, mentre sul fronte marchigiano il solito Miarelli ha fatto spesso la differenza, specie nel finale. Assente Mammarella, ma ricordi non c'entra, anzi dispiace il meritato 2-0 che è illuso. Poi la firma doppia dell'ex, uno dei tanti, De Oliveira, un Pesaro in crescendo che ha sfruttato marpionamente e con saggezza pilotata tutte le opportunità offerte dalla gara che ha preso la piega peggiore per gli abruzzesi, ora definitivamente secondi e con l'ultimo in influente turno a Catania sabato 1 maggio. Poi playoff che potrebbero proporre il Matera, in attesa però dell'ultimo turno. Non bisogna dunque mollare, evitando questo sì ingenuità che non c'entrano con un roster di tale qualità e magari una virgola di buona sorte che non guasta mai. E vince la regola.
Termina qui l'edizione delle 14 del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, se volete trovate on demand i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e sui nostri social. Vi ricordo questa sera l'appuntamento alle 21 con la trasmissione Velò. Buona giornata.